Buonasera a tutti quanti. Oggi parliamo della valutazione per sostenere l'apprendimento. Anzi, più precisamente, vediamo quali sono i 10 passi per valutare con l'obiettivo di sostenere l'apprendimento. Prima di tutto, noi dobbiamo fare chiarezza su questo concetto, perché la valutazione è sempre stata considerata un momento di giudizio relativamente a determinate verifiche o all'interno di un percorso scolastico, quindi ha a che fare con dei singoli momenti che vedono la produzione di determinati lavori, oppure e/o ha a che fare con un periodo di tempo, un lasso di tempo all'interno del quale si esprime un giudizio su un determinato percorso. Ora, il punto di partenza nostro invece è radicalmente diverso. Noi partiamo dal fatto che il docente ha come scopo quello di insegnare. E voi dite, vabbè, scoperto l'acqua calda, che stiamo qua a fare? No, è scoperto l'acqua calda, però intanto ricominciamo dai principi di base, l'ABC della nostra professione. Il nostro compito è insegnare. Quindi insegnare significa che qualcuno deve apprendere e che all'interno di questo insegnamento e apprendimento c'è un processo e quindi il nostro scopo è quello esattamente di sostenere questo processo, cioè di fare in modo che qualcuno apprenda e quindi vada avanti nel processo di apprendimento. Ora apriamo una parentesi, il processo di apprendimento non è solo un processo di acquisizione di conoscenze, competenze e così via, ma è anche un processo attraverso il quale il bambino, da quando inizia la sua attività scolastica fino allo studente della scuola secondaria superiore, diventa più intelligente. E intelligenza significa, ad esempio, fare dei passi avanti nello sviluppo cognitivo, vale a dire, tanto per dirne una, sul piano dell'astrazione, della capacità logica, di ragionare in modo simbolico e così via. Non c'è apprendimento senza sviluppo di questo processo. Quindi è chiaro che se noi siamo degli insegnanti e dobbiamo insegnare, il nostro focus, la nostra attenzione, il nostro punto di riferimento fondamentale consiste appunto nell'apprendere e quindi in questo processo e non tanto nel giudizio, il quale deve essere funzionale al processo stesso e non fine a se stesso, cioè legato solo a dei momenti contingenti o a delle operazioni, spesso e anche giustamente direi per il modo con cui alle volte sono presentate, considerate in modo burocratico. Allora, questa premessa è fondamentale perché se noi non partiamo da qui, non capiamo niente di quello che io ho da proporvi in questi 10 passi. Bisogna avere bene in mente, questo principio. Il principio che il nostro scopo è sostenere l'apprendimento. Quindi cominciamo. Cominciamo dal primo principio. Principio numero 1. Considera la valutazione anche delle singole verifiche come uno strumento per conoscere un processo, non per valutare un punto di arrivo. Anche questo è un cambiamento di prospettiva. Perché un cambiamento di prospettiva? Perché normalmente noi ci collochiamo all'inizio di un processo, quindi l'assegnazione di un tema, la spiegazione di qualche cosa, l'interlocuzione anche attiva con i nostri allievi e poi trascorre un lasso di tempo alla fine di questo periodo, poi proponiamo ovviamente delle verifiche di varia natura, le più disparate chiaramente, per valutare che cosa. Beh, teoricamente noi dovremmo valutare un percorso, ma il punto è che spesso e volentieri noi siamo fuori da questo percorso, quindi ciò che possiamo realmente valutare è il punto, è diciamo lo scarto che si determina tra il punto di arrivo e il punto di partenza. Ora, veramente a noi interessa
invece poter essere dentro questo processo. Vedete tutti questi segnetti? Questi segnetti ci dicono che se noi strutturiamo un sistema di valutazione che è presente lungo tutta questa timeline, e quindi noi lavoriamo con i nostri studenti per ottenere degli elementi di giudizio di questo processo, è chiaro che noi abbiamo in mano tutto il percorso. Ora, però, per avere in mano il percorso in questo modo, dobbiamo passare al principio numero 2. Qual è il principio numero 2? Il principio numero 2 dice che devi ottenere molte valutazioni e, se usi la valutazione numerica, devi utilizzare tutta la gamma dei voti. Ma quale che sia il tuo sistema di riferimento della valutazione, è chiaro che deve avere un'ampia gamma possibile. Per quale motivo devi avere molte valutazioni? Beh, ne devi avere tante perché altrimenti non sei dentro questa timeline, chiaramente. Quindi devi sottoporre tante prove ai tuoi studenti, chiamale sfide, chiamale compiti, chiamale verifiche, come pare a te. Però io ti dico che meno linguaggio burocratico usi e più ti metti sullo stesso piano dei tuoi studenti e quindi le chiami sfide, le chiami lavori da fare, giochi, eccetera, e meglio è perché limiti questa distanza che sussiste tra il valutatore, tra virgolette, e il tuo studente. Allora, prima di tutto devono essere numerose e devono essere estese. Cioè, numerose ovviamente, non tutte concentrate in un determinato momento. Ora capita, e capita molto spesso nella scuola secondaria, meno in quella primaria, ma in quella secondaria capita molto, che invece le valutazioni siano tutte concentrate in determinati periodi. Per esempio, questo è un periodo di valutazione. I miei studenti impazziscono perché hanno valutazioni di tutti i tipi, recuperi di ogni genere, mentre noi invece siamo tranquilli. Noi non solo abbiamo svolto i nostri programmi, siamo ampiamente avanti e possiamo dedicarci a preparare i colloqui dell'esame di Stato giocando, facendo delle prove, mettendoci proprio, alla prova e, sfidandoci attraverso una serie di cose che però non sono oggetto di questo seminario. Per quale motivo? Perché noi ci siamo organizzati in questo modo. È tutto l'anno che lavoriamo attraverso un processo continuo di apprendimento, studio, confronto e ovviamente verifiche che io chiamo sfide, prove, lavori, eccetera. Voi pensate che alla fine di ogni quadrimestre io per ogni studente posso avere anche una ventina di valutazioni e molte di queste valutazioni sono l'accorpamento di altre valutazioni, quindi tanto per darvi un'idea della quantità di materiale di cui dispongo. La distribuzione in questo modo e la sua estensione però comporta anche il fatto che possiamo incidere molto sulla motivazione allo studio. La motivazione, perché la motivazione? Beh, voi guardate queste due serie di voti. Queste due serie di voti producono la stessa identica media. Ma sapete, c'è una bella differenza passare da un 4, un 10, trovarsi dei 9, un altro 10, rispetto a una valutazione striminzita che va dal 5, 6, 4,5, 6,5, 6 più. Voglio dire, nel momento in cui il docente si ritrova con due, tre valutazioni, eccezionalmente quattro, alle volte quattro valutazioni alla fine di un quadrimestre, è già tanta roba per molti colleghi, che cosa deve fare? Beh, è chiaro che deve stare all'interno di una ristretta gamma di voti, cioè non si può sbilanciare. Sarà difficile che possa fare dei 10 o dei 2, dei 3, perché? Perché poi la media matematica rischia di essere eccessiva o verso l'alto o verso il basso. E quindi questo è il motivo per cui si concentrano attraverso
questi voticchi 5 e mezzo, 6 meno meno, tra il 5 e il 6, come dire, tra il bagno e la camera da letto, tra la cucina e il salotto, tra Netflix e Prime, no? Lo capisco di più se uno è indeciso tra Netflix e Prime, ecco. Invece, con una gamma di questo genere di voti, il ragazzo sa benissimo due cose. La prima è che può facilmente acquisire delle valutazioni più alte e quindi lavora serenamente. La seconda cosa che sa è che non c'è nulla di definitivo in queste valutazioni, perché noi ne possiamo produrre tante, perché abbiamo tante occasioni di lavoro. E si crea un rapporto, udite udite, di fiducia tra lo studente e l'insegnante. Cioè lo studente si affida all'insegnante. Si affida all'insegnante perché sa che l'insegnante non utilizza queste valutazioni per ricavare una media di cui ha bisogno in qualche modo, ma utilizza queste valutazioni per conoscere il famoso processo di cui parlavamo prima, cioè questo, e quindi per capire che cosa. Beh, non per capire che voto devo dare, ma per capire che cosa devo fare affinché questo studente possa raggiungere la valutazione più alta possibile nella disciplina, nel campo di studi di cui ci stiamo occupando. Cioè, come fare per? E siccome questa gamma, questa scala, questa distribuzione, questa quantità di valutazioni è organizzata per questo motivo, è ovvio che noi abbiamo uno strumento incredibile per aiutare il nostro studente, per aiutare il nostro studente ad essere rilassato, rilassato. Guardate, mi capita sempre, tutti gli anni, con classi nuove, eccetera, che dopo un po' questi studenti dicono: ma sa, con lei mi sento rilassato, mi sento sereno, anche se dobbiamo, per esempio, anche se propongo determinate volte dei compiti, dei lavori molto, molto complicati. Molto complicati, però si sentono sicuri, si sentono sereni, perché per i motivi che ho spiegato prima. Quindi, alla fine della fiera, come si dice, questa strutturazione della valutazione ci consente l'osservazione. A me risulta facile utilizzare il voto perché il voto è un numero, è neutro. Non implica un giudizio sulla persona, ma è un puro e semplice punteggio che consente di fare due conti e permette di vedere molto bene, diciamo, dei passaggi. Ma chi di voi utilizza degli altri sistemi basati su lettere, basati su giudizi, eccetera, il discorso non cambia da un punto di vista della strutturazione, cioè quantità, la qualità, la distribuzione, eccetera, eccetera. Quindi sta a voi poi declinarlo in quel modo. I primi due principi quindi li abbiamo esaminati. Vediamo che cosa ci propone il terzo principio. Il terzo principio dice che bisogna spezzare il processo in molteplici occasioni di verifica, anche minime. Dunque, abbiamo visto che abbiamo bisogno di una certa quantità di valutazioni. Tante, tante occasioni, anzi, chiamiamole proprio occasioni di valutazione. Adesso è evidente che se noi facciamo due conti, la simulazione in classe, non so, di una prova, un temino in una scuola elementare, un piccolo saggio in un liceo, no? Richiede alcune ore che sono ore che vengono sottratte a un rapporto diretto con gli studenti, cioè se voi impegnate 5 ore in classe per lo svolgimento
di un determinato lavoro sono 5 ore sottratte a un rapporto diretto con i vostri studenti, lo dovete sapere. E bisogna anche sapere il fatto che 5 ore più 5 più 5 più 5 più 5 più 5, cioè voi esaurite praticamente il percorso solo nel somministrare verifiche, quindi non è possibile somministrare tante verifiche se sono tutte dello stesso tipo, e cioè se sono tutte la verifica. Allora bisogna cambiare atteggiamento. Noi non somministriamo la verifica, il verificone, il domandone, il quizzettone, non so come, la prova strutturata, la provona strutturatona. Noi somministriamo delle verifichine, cioè prendiamo tutto questo ambaradan e lo suddividiamo, lo tagliamo. Beh, lo tagliamo perché noi in realtà in precedenza abbiamo tagliato la lezione, nel senso che non abbiamo assolutamente diminuito i contenuti, ma li abbiamo organizzati diversamente, cioè dobbiamo fare in modo che le occasioni siano molteplici. Allora guardiamo le occasioni molteplici. Per esempio, qui ne abbiamo una serie. Ve ne mostro così un paio al volo che riguardano le metodologie di didattica a distanza. Per esempio, in questo caso stiamo parlando di un determinato autore, io insegno letteratura e storia di un determinato autore, ma potrebbe essere un contenuto di qualsiasi disciplina, e estrapoliamo una parte di questo contenuto e chiediamo immediatamente di rispondere a due domande, che sono organizzate in modo che ci consente di avere subito un feedback sulla reale comprensione di quello che stiamo facendo. Punto numero uno. E poi una personalizzazione di ciò di cui noi discutiamo. Questa personalizzazione è un agganciamento del contenuto che noi sviluppiamo alla realtà odierna. Questo aggancio è importante, ma lo accenno perché sarebbe oggetto di un webinar specifico. È importante, non l'ho inventato io, e deriva da una metodologia pedagogica che è stata elaborata da Ozubel, che è uno psicopedagogo, che è all'origine di quella definizione che voi avete sicuramente sentito e che è dell'apprendimento significativo. Dunque, ecco l'operazione, una delle operazioni che svolgiamo, quindi la comprensione reale, ma c'è una domanda, e questa domanda a questa domanda deve essere assegnata una risposta per iscritto di un paio di righe, perché a noi deve dare il quadro di riferimento della classe in quel momento. Quindi stiamo affrontando un certo argomento, è chiaro? L'argomento che stiamo affrontando è chiaro questo nodo, è chiaro questo passaggio, perché altrimenti non andiamo avanti. Non facciamo un insegnamento a macchia di leopardo, cerchiamo per quanto possibile di andare avanti in modo omogeneo. Ma poi per rafforzare questa comprensione, ecco che proponiamo immediatamente un aggancio alla realtà, per esempio. Oppure, diciamo lavoro completamente opposto, e chiediamo noi ai ragazzi di proporre una soluzione a un tema proposto. Quindi in questo caso siamo nel campo della letteratura, chiediamo una citazione diretta, cioè diciamo dove secondo voi viene dimostrata questa cosa esattamente fra tutto ciò che abbiamo letto, e ognuno scriverà la sua citazione. Oppure come noi possiamo mostrare questo procedimento in un modo diverso, e lo si scrive, lo si dice, lo si chiarifica. Oppure quali altri riferimenti vi vengono in mente rispetto a ciò di cui abbiamo parlato? Che cosa otteniamo? Beh, noi otteniamo che, essendo a distanza, cioè, scusate, non necessariamente a distanza, ma utilizzando delle tecnologie come queste, noi possiamo proiettare, quindi in classe o a distanza, poi tutte le risposte. Ma questo lo sapete. Lo sapete, ma quante volte viene fatto? È raro che venga fatto.
Eppure noi possiamo mostrare tutte le risposte. E le risposte sono uno strumento di apprendimento, perché fra queste risposte ci sarà qualche cosa di, non dico giusto o sbagliato, io dico di interessante, qualche cosa di divergente, qualche cosa che mi consentirà di agganciarmi a quella risposta e quindi discutere con i miei studenti e portare avanti tutta la classe come un treno, nel senso che ci sarà certamente una locomotiva trainante, che saranno quei 4 o 5 studenti che di solito danno l'orientamento, eccetera, ma grazie a loro noi qui avremo un quadro che coinvolgerà tutta la classe. E lo stesso dicasi anche, ovviamente, in questo caso, in tutti i casi. Dunque, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che il sistema di verifiche e valutazioni che proponiamo non è un sistema privato, non è un sistema di rapporto peer-to-peer, one-to-one insegnante-studente, è un rapporto necessariamente collettivo, perché è vero che l'apprendimento è un processo individuale. È assolutamente vero questo. Ma è anche vero che la classe è un organismo, è come una sorta di ecosistema all'interno come dire, di un ambiente di biodiversità definito. È un organismo che lavora. È un organismo al quale noi non diamo una valutazione, no? Alla fine anno non diciamo la terza B merita questa valutazione, la seconda C e quest'altra, non facciamo così, ma noi abbiamo a che fare con un organismo e tante volte diciamo, beh, questa classe è, oppure quest'altra classe, guarda questa classe rispetto a quella dell'anno scorso, quante volte diciamo questo? Lo diciamo, ma non lo pratichiamo. Quindi com'è quel proverbio, no? Che razzoli predichi bene, razzoli male, no? Alla fine. Allora, dovete concentrarvi proprio su questo. La valutazione è uno strumento in chiaro, è uno strumento che non può essere privato, deve essere pubblico all'interno della classe perché la sua pubblicità ci consente un'analisi, una discussione insieme, collettiva. Come valutiamo? Perché le valutiamo queste, mica noi buttiamo lì una cosa e poi dopo che i ragazzi hanno speso delle energie, noi anche, e poi non diamo nessuna valutazione, noi valutiamo ogni, io dico sempre, guardate che noi valutiamo anche l'aria che respiriamo, perché l'insegnamento, e specialmente il professor Pian, è come il maiale, cioè non si butta via niente. Niente, perché siamo dei professionisti, lavoriamo un sacco, ci impegniamo un sacco, siamo in situazioni anche a volte di grave difficoltà e stress, quindi se permetti io quello che faccio voglio che venga utilizzato. Magari non ci cucinerai la pastiera o le lasagne, ci farai due uova, va bene, però sempre due uova sono. Quindi ogni cosa che voi proponete agli studenti in classe deve essere valutata. Anche per il fatto che lo studente deve avere ben chiaro quali sono i processi del suo apprendimento e avere chiaro come voi vi rapportate a questi processi. Bene, però c'è un quarto punto qua che dice usare gli strumenti di verifica in modo creativo in tutte le occasioni, anche interne alle lezioni, evitare i momenti solenni delle verifiche. Ve l'ho già accennato un po' quando ne abbiamo parlato nel punto 3. Che cosa c'è di particolarmente significativo in questo punto 4? Beh, c'è la creatività della verifica. È ovvio questo, perché ragionate un secondo. Se noi proponiamo tutta una serie di lavori ai nostri studenti e spezziamo i lavori lungo un arco temporale, in modo che siano tanti, eccetera, eccetera, beh, questi lavori non potranno essere sempre la stessa tipologia. Sempre una prova strutturata, sempre delle cose, sempre una mappa concettuale, sempre. Non può essere così, naturalmente. Perché non può essere così? Beh, certamente perché è noioso, va bene, quindi non è divertente, non è simpatico ed è già importante perché la varietà delle proposte sicuramente tiene sull'attenzione e aiuta a sostenere la partecipazione. Ma non è solo questo. La varietà delle proposte stimola proprio la creatività. Di chi?
Beh, prima di tutto dell'insegnante. Voi pensavate che io dicessi dello studente. No, no, io dico prima di tutto dell'insegnante. Perché l'insegnante, con l'andare del tempo, diventa un po' amminchionato, scusatemi il termine, no? Un po' fossilizzato nelle sue procedure. Magari ha trovato anche delle procedure che vanno bene, non dico di no. Cioè, quando uno trova una procedura che funziona, caspita, usala. Però, voglio dire, 20 anni di quella procedura. Cioè, cambiamo anche un po'. Il cambiamento, il dire questo l'ho già fatto, questo l'ho già fatto, questo l'ho già fatto, voglio vedere altre cose. Perché? Perché questa volta voglio misurare proprio la capacità di simbolizzazione, cioè quanto loro sono in grado di ragionare sul piano astratto. Quindi ci sganciamo da chi era qua, era Verga, ci sganciamo da Verga e parliamo invece del tema che Verga propone, ma ne parliamo in termini generali, cercando dei collegamenti con altri autori, altri testi. Quindi siamo proprio dentro un meccanismo di astrazione molto importante. Voglio misurare questo. Come posso farlo? In che modo? Quali possibilità ho? Ecco, allora lì l'insegnante deve sforzarsi, di fare appello alla sua creatività. Una creatività che pensa di non avere. Incredibilmente è così, dalle conversazioni che io ho con tanti docenti sembra proprio che questo sia un dato acquisito, cioè sembra che l'insegnante in qualche modo non debba o non pensi di avere una capacità creativa nella proposizione di un processo che ormai è dato, scientificamente appreso e che si svolge in un certo modo. E invece non è così. Non è assolutamente così. Vediamo qualche esempio. Per esempio, banale, un sondaggio, proprio un sondaggio all'interno della lezione. Cioè abbiamo discusso di una cosa, ti pare che ciò di cui abbiamo discusso raccolga la tua opinione positiva, negativa, ma proprio così, di brutto. Alle volte io propongo anche delle scale di, come si chiamano? Quelle delle canzoni, no? Le hit parade. Io propongo delle hit parade. Oggi abbiamo parlato di cinque cose, facciamo una lista, che cosa metti al primo posto? Oppure in questo mese abbiamo visto, non so, una serie di testi e di contenuti, che cosa metti al primo, che cosa all'ultimo e perché? È interessantissimo, perché viene fuori proprio quello che lo studente pensa. E quello che lo studente pensa è una materia di riflessione eccezionale per un insegnante, perché mi costringe a pensare a che cosa fare, mi costringe a pensare a come portare delle proposte a loro, non a come abbandonare questo contenuto perché è troppo complicato, no, 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 come portarli proprio su quel terreno. Allora, per esempio, tanto, tanto così per illustrarvi alcuni meccanismi, però non è l'oggetto di questo webinar parlare delle varietà di tipologie di lavori, chiaramente, è solo per farvi vedere qualcosa. Per esempio la cartina parlante, qui siamo in storia, no? Bisogna sintetizzare dei testi e disporli correttamente. Correttamente in una cartina parlante, per esempio, oppure intanto si blocca qua. Ecco. Oppure, per esempio, abbiamo affrontato determinate tematiche, queste tematiche le abbiamo codificate, cioè abbiamo stabilito che la regola di questa cosa è questa, che la definizione è quest'altra, che il contenuto che riguarda, no, l'espressione di un determinato contenuto è questa. Bene, adesso cerchiamo nei canali, facciamo una ricerca nei canali per vedere se quello che noi abbiamo trovato, cioè in che modo quello che noi abbiamo trovato risponde, e troveremo delle situazioni interessantissime, anche molto lontane da quello che noi abbiamo affrontato. Perché? Perché il mondo dei canali di internet è esattamente questo, ma questo
diventa a nostra volta un altro strumento di analisi, discussione con i nostri studenti e di valutazione sulle loro capacità di stabilire questo confronto. Poi c'è tutta la didattica, per esempio, svolta anche in modo grafico a strisce. Ho già tenuto dei webinar sulla didattica a strisce, che è una cosa che piace a tutti, grandi, piccoli, bambini, e quindi che sono modi sempre per far lavorare, in questo caso sul piano simbolico astratto, i ragazzi su determinati contenuti, senza mai dimenticarci dell'importanza che hanno i quaderni. Perché? Perché ogni volta che noi proponiamo loro un lavoro, questo lavoro deve essere codificato sul quaderno. Adesso anche questo tema non fa parte ovviamente di questo webinar, perché è il tema specifico che riguarda il perché noi dobbiamo utilizzare dei quaderni piccoli, utilizzarli in un certo modo e così via. Però quello che a voi deve restare da questa fotografia è che quello che noi facciamo deve essere raccolto e codificato e deve essere sempre a portata di mano del nostro studente. Perché? Perché il processo interessa a noi, perché dobbiamo insegnare, ma il processo interessa a loro, perché sono loro i soggetti in apprendimento, sono loro che alla fine devono dire bene. Che cosa ho imparato, quanto sono diventato più bravo, più intelligente, sono riuscito a fare delle cose, eccetera, lungo questo percorso, e lo deve sapere. Bene, poi abbiamo il quinto punto, reiterare la verifica continuamente, rispettare i ritmi. Adesso qui, se avete una sedia con i braccioli, vi consiglio di agganciarvi a questa sedia. Perché? Vi dirò qualche cosa che farà strabuzzare gli occhi, e cioè, nel momento in cui voi assegnate una verifica, e guardate che questa è una verifica assolutamente tradizionale, il crollo dell'URSS, che è composta da una trentina di domande. Quindi una verifica assolutamente tradizionale. Le facciamo, non è che non le facciamo, attenzione. Ma come le facciamo? Beh, le facciamo dando la possibilità ai ragazzi di rifarle continuamente, fino ad ottenere il massimo dei risultati o avvicinarsi al massimo dei risultati. Quindi, voi siete i miei studenti, oggi ci vediamo e io vi dico, ragazzi, il crollo dell'URSS, questa è la verifica, sono 40 domande. Proviamo. Provate e cominciate a svilupparla adesso, sotto i miei occhi, vedo un po' che cosa succede, poi continueremo, andremo avanti, intanto andiamo avanti con le lezioni. Quando avete tempo, nell'arco delle prossime 3 settimane, 2 settimane, 3 settimane, quello che è in base alla tipologia, voi continuerete a rifarla fino ad ottenere un punteggio il più possibile vicino al massimo. Siccome ci sono anche una serie di, non sono solo quiz, ma ci sono anche all'interno di questa stessa verifica anche altre sollecitazioni, per esempio delle risposte aperte, per esempio dei giochi con le immagini, abbinamenti, eccetera. Naturalmente sarò poi io a dover valutare altre risposte che, diciamo, il computer non può fare a livello informatico da solo, va bene. Però intanto hanno una base sulla quale si avvicinano. E in queste 3 settimane che cosa facciamo? Beh, noi ogni tanto prendiamo in mano questa verifica, prendiamo in mano dei punti, perché stiamo andando avanti su questa lezione, cioè su questo tema che riguarda appunto, in questo caso, il crollo dell'URSS, quindi tutto un periodo storico, utilizziamo questa verifica anche come supporto durante la lezione. Ora, sgombriamo subito il campo da una questione. Nel momento in cui gli studenti sanno che io sono disponibile a rispettare i loro ritmi e quindi non li obbligo a stare in classe 4 ore per rispondere a 40 domande una volta, a prepararsi
tre giorni prima, due giorni prima, tutte le risposte, a cercare quali potranno essere le risposte alle domande, ma sanno che questo è un mezzo per imparare e che non c'è nessuna volontà vessatoria nei loro confronti, beh, loro considerano questo tipo di proposta una sfida nei confronti di loro stessi. Quindi cercheranno le risposte nei canali che io suggerisco, che possono andare dai libri di testo a determinati specifici canali scelti da me per evitare che loro perdano tempo in cretinate, in canali dove... E questa ricerca determinerà una parte del loro apprendimento insieme a quello che poi svolgeremo in classe attraverso le nostre analisi, discussioni, lezioni e così via. Non solo, tenetevi ancora di più alle vostre poltrone perché? Perché io normalmente, specialmente per storia, che è una materia un po' complicata, all'inizio dell'anno sottopongo, distribuisco ai miei ragazzi un insieme di circa, saranno circa 200 domande, prove varie, esercitazioni, così tutte all'inizio, gliele do tutte. E poi dico, lavoriamo su questo, su quest'altro, lavoriamo su quest'altra cosa. Non solo, ma in determinati casi ho sperimentato che è molto interessante non fare lezione sul tema, ma fornire la verifica prima della lezione, prima di aver affrontato un tema. Come dici, ma sei matto? Cioè, tu dai una verifica prima di affrontare quel tema. Certo, perché questa verifica diventa uno strumento di apprendimento. Ragioniate un attimo insieme a me. Io adesso vi faccio una bella lezione sul crollo dell'Unione Sovietica. C'è qualcuno di voi che ha assistito al crollo dell'Unione Sovietica, giusto? Per età l'avrà vissuto anche direttamente, quindi ha un certo vissuto. Ma un ragazzo nato nel 2000, un ragazzo nato nel, dunque io che cosa ho? Sì, 21, un ragazzo nato nel 2003. Ragazzi, non sa neanche che cosa sia l'Unione Sovietica. Io inizio a spiegarlo, ma sapete, è un grosso problema, eh? Ma grosso, perché la natura sociale dell'Unione Sovietica, la differenza con gli Stati Uniti, cioè non è che uno dice il 25 dicembre del 92 è caduta l'Unione Sovietica, cioè non è, del 91 è caduta, non è così, non è così. Allora, che cosa facciamo? Creiamo una base esperienziale che consente allo studente di avere, non dico l'esperienza che può avere qualcuno di voi per il fatto che l'ha vissuto questo crollo dell'Unione Sovietica, ma certamente una dimestichezza con alcuni termini. Quindi cominciamo a cercare e a vedere, a dare delle risposte, a creare una specie di reticolato mentale, per cui quando poi finalmente affrontiamo questo tema c'è già qualche cosa su cui lavorare. E questo è importante. Io creo il terreno. Se noi non creiamo il terreno, come facciamo a insegnare? Ci sono delle discipline, dei contenuti all'interno delle discipline che sono molto complessi da affrontare. Perché sono complessi? Perché lo sono loro in sé stessi, sono complessi, ma poi perché non c'è nessuna base esperienziale che aggancia lo studente a quei contenuti. Cioè, direbbe Osubel, che non sono degli apprendimenti significativi. Allora, la domanda che noi ci dobbiamo porre è: come facciamo in modo, come possiamo trasformare questi insegnamenti, questi apprendimenti in apprendimenti significativi? Beh, questo è un sistema eccellente. Da tutto ciò ne consegue che evidentemente io non faccio mai, e quando dico mai è proprio mai, delle verifiche tradizionali in classe. Mai. Esattamente come non faccio mai, tranne che
alla fine dell'anno scolastico, perché noi finiamo molto presto, abbiamo sempre un mesetto che ci avanza, grosso modo, nei nostri programmi, perché con le metodologie che utilizzo si va avanti anche molto spediti e quindi i ragazzi sono molto coinvolti e così via. Allora, tranne che in un'occasione appunto finale, alla fine dell'anno, io non faccio neanche le classiche interrogazioni. Non esiste. Intanto perché noi facciamo due conti. Se voi avete una classe, guardate, non dico di 30 persone, 28, cioè, diciamo una classe di 20 persone. A 20 minuti a interrogazione sono, facciamo due conti, poi dividete per il numero di ore che avete la settimana, voi avete buttato via un mese. No, scusate, io un mese sto con i miei allievi, io discuto, io vedo qua Maria Vittoria Fimiani e discuto con lei. Maria Vittoria Fimiani, ti ricordi del crollo dell'Ucciso? Cioè, io questo voglio fare con gli studenti. Io non voglio inchiodare Maria Vittoria Fimiani a un'interrogazione sul crollo dell'URSS che lei preparerà 2 giorni prima, se va bene, o il pomeriggio prima, sulla base di quello che pensa che io le possa chiedere e troverà le risposte non in base all'interesse verso questo contenuto, ma a quello che presumibilmente l'insegnante chiederà. Ma non scherziamo. Non scherziamo assolutamente, perché questo non è insegnare e non è fare scuola, ma proprio nel modo più assoluto. È buttare via del tempo. Invece, attraverso un sistema continuo di verifiche, discussioni continue, analisi continue, che vengono sempre valutate, cioè hanno sempre un report, i miei studenti, su quello che noi facciamo insieme, noi cresciamo insieme e io sono dentro questo processo. Posso chiedere una cosa? E non butto via, e non butto via un minuto di quello che faccio. Cioè del rapporto con i miei studenti. Questo, Alberto? ripetere, questo l'ho chiamato, sì, solo un secondo, questo l'ho chiamato flipped, cioè la flipped evaluation, cioè valutare in modo rovesciato. In modo rovesciato. Allora, se volevi chiedere, va bene, poi vediamo io se la tua domanda non riguarda una risposta che ci sarà magari in uno dei punti successivi, ti rispondo. Dimmi. No, banalmente, ovviamente Sì. questo tipo di verifiche, diciamo, precedenti la cosiddetta spiegazione, devono essere anche confezionate con delle tipologie di domande che non siano proprio io voglio essere milionario, cioè alle volte Certo, è questo anche volevo assolutamente, ma certo. anche lì bisogna Certo. pensarci bene. Sì, devi pensarci bene, ma poi ti viene naturale perché lo vedi anche le difficoltà che hanno gli studenti, quindi poi li modifichi. Queste verifiche così che ti ho mostrato adesso, no? Sono continuamente in officina, continuamente. Ci ragiono molto spesso, le cambio spesso, cerco sovente delle proposte che migliorano quelle precedenti e così via, proprio sulla base dell'esperienza. Perfetto, grazie, scusa. Figurati. Vediamo il punto 6. Punto 6. Utilizzare le verifiche come strumenti per apprendere, non per mostrare quello che si è appreso, però attraverso per esempio delle tecniche particolari. Una di queste tecniche è la tecnica split view. Che cos'è la tecnica split view? Sarebbe la tecnica doppio schermo, no? Sapete come le interviste delle Iene, no? Con i due personaggi. Anziché avere una verifica che si sviluppa orizzontalmente, abbiamo una verifica che si sviluppa, cioè verticalmente, abbiamo una verifica che si sviluppa orizzontalmente. Se voi volete fare una prova, vi segnate questo QR code, lo inquadrate con il vostro cellulare, poi ve lo tenete da parte. Quando abbiamo finito il webinar potete provare a questa verifica a split view che riguarda una ricetta del tiramisù. L'ho fatta per voi la ricetta, per non dovervi sollecitare con il crollo dell'Unione Sovietica o la storia dell'Eritrea, è
verifica split view. Funziona così. Sulla parte di sinistra voi fornite i contenuti. Contenuti che non sono stati spiegati, non sono stati affrontati. Siete miei allievi, vedo qui Angela Loseto che mi guarda e dico: Angela, adesso facciamo così, dobbiamo parlare della rivoluzione americana, però io non vi faccio nessuna lezione sulla rivoluzione americana. Perché? Perché la storia della rivoluzione americana è semplice da capire, siete in grado di capirla da soli. Quello che mi interessa invece fare con voi è discutere di alcune questioni che riguardano la rivoluzione americana. E sono tre: il rapporto con l'Inghilterra da un punto di vista economico e politico, la Costituzione americana con i suoi stati federali e i rapporti dei coloni con le popolazioni autoctone. Queste tre cose sono cose complicate, ne discuteremo dopo. Adesso voi da soli svolgete questa verifica e lo fate in classe con me. Vi do magari così una quarantina di minuti e intanto io vi seguo e vedo che cosa fate attraverso un sistema che non ho la possibilità di spiegarvi adesso perché esula da questo webinar, però io ho la possibilità a distanza di vedere quello che voi fate e quindi di aiutarvi. E vedo che Angela qui sta scrivendo una cosa che è sbagliata e io dico: guarda Angela, però come mai stai scrivendo questo che è sbagliato, perché si trova qui, non ti sei accorta? No, io ho visto questo. E mentre io faccio questa operazione, attenzione, mentre io quindi parlo con Angela, proietto quello che sta facendo Angela e tutti si possono fermare un momento e ascoltare. Quindi è incredibile, perché hanno i contenuti, hanno una verifica e per di più li aiuta a svolgere la verifica. E alla fine avranno anche un voto, che sarà sicuramente un buon voto, perché non puoi non fare bene una cosa nel momento in cui hai tutto questo supporto. Ma al di là del buon voto, tu soprattutto avrai capito. E io finalmente posso dire: ragazzi, adesso cerchiamo di capire queste tre questioni, che sono le tre questioni centrali della rivoluzione americana. E dunque, dicevo, siccome Alberto Pian è un professionista come voi, io non butto via il mio tempo. Io non spiegherei mai ai miei studenti, non terrei mai ai miei studenti una lezione sulla rivoluzione americana. Perché sarebbe come dire che, non lo so, il mio vicino di casa è Robert Capa, uno dei più grandi fotografi al mondo. Io ho avuto un incidente d'auto sotto e chiamo Robert Capa e dico: senti, tu che sei fotografo, vieni a fotografarmi il parafango. E Robert Capa mi dice: ma va a cagare, cioè, il parafango fotografalo col tuo cellulare. È la stessa cosa, cioè, rivoluzione americana, cioè, ma vai a quel paese. La rivoluzione americana tu la puoi studiare da solo, hai le capacità di poterlo fare, se io ti metto nella condizione di poterlo fare. Con me facciamo qualche cosa che abbia veramente un valore. Ora, per un bambino di 10 anni può darsi che il tema rivoluzione americana sia un tema importante che tu devi affrontare. Per un ragazzo di 17 è tutta un'altra questione, no? Chiaramente non sto parlando di questo tema, sto parlando di un contenuto che sta a voi poi valutare. E potete, se non avete questo sistema split view, per il quale ci va un po' di dimestichezza informatica per applicarlo, potete, diciamo, organizzarlo verticalmente fornendo a mano a mano gli strumenti. Ecco perché era selezionato qui. Allora, fornendo mano a mano gli strumenti per poter dare delle risposte, anche, diciamo, se è meno immediato, per esempio così, anche, no? Potete sottoporre dei testi e poi loro studiano e comprendono il significato di questo testo, ma all'interno sempre di una verifica, cioè di un'operazione che comporta una valutazione. Allora, se volete, avete preso nota di questo QR code, poi con calma potete mettervi alla prova. Vi suggerisco di non realizzare questa ricetta, che è una boiata tremenda. Sono quelle ricette dove non c'è la panna, non c'è una concera, cioè, voglio dire, il dolce deve essere bello, massiccio, pesante come si deve, te lo devi sentire sullo stomaco per 2 giorni. Deve essere una cosa, però l'ho scelto questo perché penso che voi non la conosciate questa ricetta e quindi
possiate lavorare su una simulazione abbastanza interessante. Anche per un altro motivo, perché per esempio, qua sul tiramisù, no, che è vero che voi magari non avete mai fatto questa ricetta e non conoscete la storia del tiramisù, però sapete che cosa sono le uova, che cos'è il cioccolato, no? Cioè conoscete delle cose, le conoscete. E quindi sulla base di quello che voi conoscete, ecco che potete imparare da soli un contenuto che in qualche modo richiama alcune conoscenze che voi avete già, per poi andare avanti e chiaramente lavorare. Allora, se avete preso nota di questo QR code, io passo alla pagina successiva. Posso fare una domanda? Sì, come no? Siccome hai parlato di, appunto, valutazioni e di, insomma, un report in un certo senso, mi chiedevo cosa, cioè, se usi anche il registro per come ti regoli. Ecco, sì. L'impressione è che un report possa essere fatto anche senza necessità di trascrivere, però inclusiva, non so se ne volevi parlare. Sì. No, io a me piacciono i registri perché è un sistema molto ordinato, no? Molto ordinato di visualizzare, a tal punto che tu pensa che io nel 1996 ho creato il primo registro elettronico che sia mai esistito in Italia e l'ho sviluppato fino al 2004-2005, poi sono cambiati i sistemi informatici, eccetera, non avevo più voglia di metterci le mani, sono arrivate anche altre cose, aveva ricevuto anche dei premi, pensa, era un registro fantastico perché me l'avevo costruito proprio per quello che serviva a me, quindi avevo sotto mano ma veramente di tutto proprio, potevo annotare, scrivere, era una cosa fantastica. Adesso mi tocca usare queste boiate assurde che abbiamo a disposizione e va bene, però io invece le cose me le appunto, non uso più quel registro perché dovrei proprio svilupparlo con altri linguaggi, insomma metterci le mani e quindi peccato per questa esperienza, però io scrivo sul mio quadernino, prendo degli appunti, mi segno le cose e poi vengono cristallizzate in valutazioni. Una delle cose che faccio è questa, per esempio, allora sì, che è il punto 7. Non prefigurare griglie, ma stabilire che cosa valutare e come valutarlo solo dopo la somministrazione delle verifiche, invertire il processo. E qua voglio vedere che svenite, perché anche questo è il contrario di quello che normalmente si fa, cioè come la griglia si stabilisce prima, no? Di una verifica. No, noi la stabiliamo dopo. Perché? Ma perché io non so esattamente quale sarà l'esito di questa verifica e voglio che la mia griglia di valutazione sia adeguata alla famosa classe come strumento organico che ho di fronte. Certo che ho delle idee, è chiaro che ho degli obiettivi. So che per esempio mi interessa molto, magari in questo lavoro, valutare alcuni elementi di composizione che possono riguardare, non lo so, le concordanze verbali piuttosto che altre cose, va bene. Ho degli obiettivi sicuramente, ma non costruisco una verifica. Una griglia. Voglio pensarci e voglio pensarci a mano che vedo i risultati di quello che è stato fatto. Quindi che cosa faccio? Quindi dico che stabilisco 3 punti. Cioè vedo qua Marco con la sua bella libreria dietro e io dico: caro Marco, allora il tuo lavoro secondo me tende verso i 3 punti, diciamo, no? Che cosa significa? Significa che tende verso l'alto, cioè tra 1, 2, 3 e la valutazione 3, però non so che voto sia, che voto sarà, lo vediamo dopo, mi riservo di vedere. Perché? Perché se Marco fosse l'unico, no? Prendo Marco perché ha questa bella libreria, immagino che sia una persona di grande cultura, vive all'interno di una famiglia, no? Io faccio sempre questo esempio, stiamo facendo un qualche cosa che riguarda la storia, va bene? Ma Marco c'ha la mamma che è storica ad Harvard, il padre che è un archeologo,
il nonno che vende le picozze per gli archeologi e che ne so, ha scritto l'enciclopedia, cosa lì. Cioè, io dico Marco, è ovvio che Marco arriverà sui 3 punti, no? Io voglio fare un bilancio della classe e voglio capire perché, voglio capire se quello che ho proposto è stato adeguato. Non se tutti sono in grado di ottenere quel risultato, perché non è questo il problema. Il problema è proprio capire se noi riusciamo ad andare avanti, oltre a superare un certo livello. Questo è il punto. E voglio capire se i ragazzi che superano un certo livello lo fanno perché, per loro caratteristiche, riesce in modo particolare questa operazione o perché hanno compreso determinate questioni su cui altri invece hanno avuto delle difficoltà o se io non ho presentato le cose in un modo adeguato, insomma, per tutti questi e tanti altri motivi, io non voglio assegnare un voto partendo da una griglia, ma voglio avere delle indicazioni che servono per me, per ricordarmi e dire va bene, Marco è sui 3 punti, perfetto, vediamo gli altri. E poi dopo, poi naturalmente puoi pensare a tutte le griglie che vuoi per poter trasformare questo lavoro in una votazione oppure per trasformare un insieme di questi lavori, attenzione, perché abbiamo parlato del fatto che a volte fai delle proposte minime che sono eseguibili in 10 minuti, in pochi minuti, in poco tempo. Quindi poi metterai insieme nel giro di una settimana quelle 3-4 cose che avete fatto e quelle le trasformerete in poi una valutazione. E se usate un ambiente come Classroom, voi sapete che potete creare delle griglie. All'interno, non so se lo sapete, comunque potete creare delle griglie all'interno di Classroom e poi agganciarle direttamente a un compito. Quindi ecco che il famoso 1, 2, 3 potrebbe essere supportato da griglie di questo genere. Queste griglie semplici non sono quelle griglie complesse che voi di solito utilizzate o che vi chiedono di utilizzare per attribuire una valutazione finale, ma sono solo delle indicazioni che servono allo studente per capire che cosa significa questo range di volta in volta. Però la costruzione di questa tipologia non è all'ordine del giorno, ovviamente, in questo webinar, ma se costruite una griglia serve solo per lo studente per capire e interpretare meglio i suoi risultati. E siamo al punto numero Roberto, 8. Sì? posso fare una domanda Sì, come no? velocissima? Cioè, questo Sì. concetto di punteggio può essere accostato al concetto, per esempio, di rubrica, più che di griglia classica, Sì, cioè della rubrica, valutazione? certo. Ah, Sì. ok. Sì. Però l'importante è che non sia niente di burocratico e niente di ingegneristico Appunto, per questo. No, perché e la niente di. rubrica, sì. Me la costruisco io in base diciamo, alla visione del mio contesto classe. Ok. Anzi, addirittura con i miei ragazzi a volte. Sì. A me non piace tanto usare questi termini, mi piace usare un linguaggio Sì, era parlato giusto per avere un normale. Sai po' così. perché? No, perché c'è sempre la tendenza a ingegnerizzare, a tecnicizzare le nostre procedure, che è giusto, cioè nel momento in cui tu trovi delle metodologie corrette, che poi è quello che io sto facendo con voi, no? Vi spiego delle metodologie che funzionano per quanto mi riguarda e quindi penso di darvi degli strumenti di ispirazione affinché voi troviate altre metodologie, quindi è giusto questo. Però, a mio parere, noi dobbiamo sempre essere di fronte a una ricerca e non dobbiamo mai sclerotizzare quello che facciamo. Quindi una metodologia va bene. Va bene, ma in senso largo, e poi dopodiché dobbiamo modificarla, dobbiamo attualizzarla, contestualizzarla, eccetera, eccetera, attraverso tutta una serie di riflessioni.
Alberto, scusami, volevo solo, sono Paola, volevo solo chiederti, ma pensi che in ambito tecnologico, scientifico, la cosa sia un po' più complicata, l'applicazione di questa metodologia, o possa... No, no, perché io ho insegnato anche delle materie scientifiche e funziona. Sì. Sì, no, assolutamente, funziona per qualsiasi disciplina. Devi solo trovare un tuo modo per... ottenere tanti, per sollecitare in tanti modi i tuoi ragazzi, per sollecitarli in modo creativo, per poter avere un dialogo continuo con loro, per ridurre il tempo delle cosiddette interrogazioni e verifiche istituzionali e quindi avere più tempo tu per stare in classe con loro, in presenza o a distanza, quindi per conoscerli, quindi per dialogare, quindi per costruire un rapporto di fiducia, quindi per vedere un processo, eccetera, eccetera. Ok, grazie. Assolutamente. Grazie. Figurati. Punto numero 8. Inserire la valutazione in una meccanica di gioco che implichi anche l'autovalutazione attraverso una tabella punti. Scorro velocemente su questo perché qui non è la autovalutazione classica che viene chiesta allo studente dopo un determinato periodo di tempo. Non è questo. Non è assolutamente questo. È un'autovalutazione continua che si aggancia a ogni contenuto che noi abbiamo svolto, a ciascun singolo contenuto. Per esempio, lasciamo una casella con un bonus punti. Perché? Perché nel corso di una chiacchierata, io vedo qua Venezia Antonina dice delle cose particolarmente interessanti, trova il quid in un'analisi che stiamo facendo, eccetera, dico: Antonina, segnati 3 punti nella tabella. È un modo di valorizzare quello che fa, è un modo per me per ricordare quello che sta facendo Antonina nel corso di questo processo. Antonina si aggiunge 3 punti oggi, 2 punti domani, poi la settimana prossima niente, poi avrà 3 punti di nuovo, 5 punti e così via. Quindi una casella libera, libera per la quale io possa dire te voglio segnare questa cosa perché veramente merita. Poi ogni contenuto io stabilisco che per esempio la lettura integrale di Uomini e Topi di Steinbeck, cosa che peraltro fanno tutti gli studenti perché è uno dei compiti che assegno per le mie attività di letteratura eccetera, va bene, vale 30 punti. Ora voi dite, ma la lettura, nel momento in cui lo leggo, mi segno 30 punti. Beh, no, leggere non significa prendere la pagina 1 e poi finire la pagina 150. Perché? Perché quando voi leggete, vi distraete, non capite una cosa, ne chiedete un'altra, vi ricollegate, tornate indietro. C'è un modo di leggere che ha a che fare col modo con cui tu affronti un contenuto. Io ti dico che questo vale 30 punti, ma è curioso che nessuno dei miei ragazzi in tanti anni si è mai attribuito il punteggio massimo, nonostante tutti abbiano sempre svolto le letture e svolto i compiti che... Ma questo in tutta la scala. Perché? Perché c'è un problema. Il problema è che i ragazzi sottostimano i loro stessi risultati, le loro capacità. Cioè è molto diffusa una sottovalutazione delle proprie possibilità e normalmente le mie valutazioni, le mie considerazioni nei loro confronti sono maggiori delle loro stesse valutazioni e confronti. Però fate questo lavoro, è veramente interessante perché fornisce a voi dei dati, ma a loro dà la possibilità nel corso del processo di riflettere su quello che è stato fatto e nel cercare di in qualche modo di capire quanto vale quello che hanno fatto, cioè quanto hanno dato, quanto si sono messi nell'operazione di capire le allitterazioni, che ne so, la musicalità del verso in determinate poesie, per dire. No? Alberto, chiarissimo e utilissimo.
chiedo la tabella, diciamo la griglia, loro la aggiornano così, insomma, individualmente, sì. Tu vedi i risultati, vedi i valori che loro si sono assegnati, giusto? Sì, sì, li vedo non individualmente, ma faccio una tabella in cui ci sono tutti quanti, tutti i nomi, perché voglio che sia visibile per tutti, perché non è un... Non traiamo delle valutazioni, quindi non ha nessuna implicazione dal punto di vista dell'anno scolastico, diciamo, di, come si dire, non ha nessun valore punitivo, ecco, no? Quindi per loro è molto chiaro. E ha un valore di confronto. E questo confronto è bello farlo insieme, perché è bello poter discutere insieme rossi e bianchi. Come mai hanno segnato, non so, punti diversi che magari sono stati incredibilmente bravi in determinati casi, eccetera, e hanno ricevuto determinate valutazioni. Quindi è proprio interessante per loro, oltre che per me. E contribuisce a consolidare un sistema di fiducia. Cioè, vi basti pensare questo, che io... ho delle, diciamo, diamo delle consegne e magari delle scadenze, no? C'è sempre una scadenza, magari può essere fra 2 settimane, c'è sempre una scadenza indicativa. E capita che ci sono dei ragazzi che possono avere dei problemi incredibili durante un determinato periodo, eccetera, per cui saltano 4 scadenze, 3-4 scadenze. È una cosa importante, no? Bene. Quando la scadenza viene superata, io inserisco nella casella del registro di classe un voto estremamente negativo. Può essere un 2, un 4, non lo so, ma anche un 2. Bene, pensate che nessuno, e quindi il registro fa una media automatica e la media immediatamente potrebbe, può si abbassa, no? Diventa qua, quando ci sono questi. Beh, pensate che nessuno dei miei ragazzi fa una questione su questo fatto, perché? Perché sa che intanto se capita qualche cosa uno è legittimato anche a consegnare con un certo ritardo, perché no? Qual è il problema? Poi sa benissimo che non rimette in causa il suo percorso di apprendimento, sa benissimo che io non faccio medie matematiche, ma discutiamo insieme, lo vediamo poi al penultimo punto questo, quindi la valutazione, anche la valutazione finale stessa è oggetto di una chiacchierata, una valutazione con loro, quindi loro sono tranquilli, mi scrivono, mi dicono: prof, ho avuto questo problema, quest'altro, le dispiace se questa cosa la consegno tra, e io dico: non ti preoccupare, figurati, se vuoi ne possiamo anche parlare, il mio telefono è questo, se preferisci anziché scriverla perché ti porta via del tempo, vuoi fare una chiacchierata con me su questi contenuti, ci sentiamo sabato, ci telefoniamo, stiamo al telefono mezz'oretta, ne parliamo, qual è il problema. Però in questo modo il clima è veramente disteso, a tal punto che nessuno fa questioni nel caso in cui riceva anche delle valutazioni provvisorie particolarmente gravi. Vediamo qual è il punto 9. Il punto 9 appunto è ciò a cui ho accennato prima, cioè confrontare in parallelo le valutazioni e autovalutazioni attraverso un dialogo continuo. È questo che bisogna fare, bisogna parlare con i propri studenti, parlare, non c'è niente di male, alle volte mi sbaglio io, alle volte si sbagliano loro, si cresce insieme e dobbiamo, non esiste un manuale della corretta valutazione o del corretto insegnamento, esiste un processo che deriva da una relazione, quindi è questa relazione che va costruita, è la più importante di tutti, di tutte. Per esempio, sento molto spesso tanti colleghi dire: ma poi ragazzi copiano, e figurati, gli do il test prima, come faccio? Poi copiano qui, copiano là, bisogna trovare. Allora, guardate, intanto forse la prima cosa che devi insegnare ai tuoi allievi è imparare a copiare, perché copiare è la base dello sviluppo scientifico dell'umanità, ma non solo, anche della letteratura. Petrarca senza Virgilio non esisterebbe, cioè, voglio dire, no? Si copia, quindi insegna a copiare, dai degli esercizi di questo genere, riassumi senza usare le stesse parole, senza usare lo stesso ordine.
qui hai la lettura vocale, perché chi ha difficoltà, magari un po' dislessico, eccetera, dai la lettura vocale, qui lui scrive. E questo, per esempio, è un altro lavoro che noi facciamo in diretta. Quindi io vedo quello che scrivono, lo posso proiettare a tutti e quindi ci possiamo ragionare. Insegna a copiare, imparare uguale copiare e rielaborare. Ma se tu non lo insegni, è chiaro che... E poi se lo scopo del tuo insegnamento è quello di avere delle verifiche appunto finali, avere alcuni voti per chiudere l'anno scolastico, cioè è ovvio che lo studente non impara perché è bello scrivere bene, cioè, ed è bello avere anche un lessico. Proprio oggi, per esempio, ho proposto non un testo così complicato, un po' più semplice, una quarta che è arrivata da noi quest'anno, viene da una scuola privata dove non ha imparato quasi niente di italiano, e quindi sono quarta superiore, quindi vi immaginate, siamo in una situazione molto molto grave, e quindi attraverso questi sistemi è interessante perché si discute così. Loro cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che esiste il dizionario dei sinonimi, quindi è stato forte, perché oggi c'era proprio da ridere, perché loro cercavano per ogni lemma un sinonimo, no? E non vi dico che cosa veniva fuori, chiaramente, perché è proprio veramente divertente. E quindi questo tipo di... oppure gli date per esempio delle indicazioni su due o tre fonti diverse sullo stesso contenuto, e poi bisogna cercare di capire quali sono le fonti più corrette, dove passa la verità di qualche cosa all'interno di un determinato contenuto che viene proposto. Allora andiamo a verificare chi l'ha scritta, come, perché, il modo con cui si esprime, eccetera. Cioè, cogliamo l'occasione per aumentare il senso critico dei nostri studenti nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa e dei canali con cui hanno di solito a che fare. E quindi appunto abbiamo parlato anche del punto 10, cioè il dialogo onesto e trasparente sulla valutazione regola anche la cosiddetta copia dei risultati della verifica da parte dello studente. E con questo io... Voilà, ho chiuso. Alberto, scusa, allora io lavoro in questo modo, quindi ho avuto la conferma che tutto quello che faccio va bene, quindi per questo volevo... Certo, se lavori così, come no? Sì, ma poi non sono io a dirlo, sì, ma io non è che abbia un'autorità particolare. No, vabbè, però insomma... La bontà di quello che fate deriva da due cose: dal rapporto che si instaura con i ragazzi... nel processo di apprendimento, nel processo di apprendimento. Sì, non nel senso di dire siamo amici, sono simpatici, esatto, eccetera. No, non è questo. Io sono il loro insegnante, ho una certa età e loro sono i miei studenti, il rapporto è questo. Non è che... Però no, deve esserci una relazione ben costruita nel processo di apprendimento, perché studiare è bello. Cioè, bisogna passare questo messaggio: non c'è niente di più interessante al mondo della cultura. È vero che la cultura non ti salva, perché abbiamo dei capi di Stato che sono dei feroci dittatori, che sono anche uomini di cultura, hanno studiato, sanno le cose, sono laureati, hanno dei master universitari, eccetera, va bene. Ma questo non significa che la cultura sia negativa. Anzi, è come la libertà di stampa, no? Certo, si scrivono anche delle cretinate, però la libertà di stampa è quello che consente alle persone di ragionare, formarsi un'opinione indipendente e andare avanti. Quindi la cultura è uno strumento importante e allo stesso tempo anche un obiettivo. E dunque, perché non bisogna affrontarla con piacere? Non so, forse mi viene più facile perché sono alle scuole medie. Qualcuno qua ha scritto: bisognerebbe abolire le famiglie. No, devi creare l'alleanza con le famiglie. Io ho fatto così. Brava. E io sono con le mamme, decidiamo assieme, ho una relazione bellissima, perché ho invece creato un'alleanza e quindi non ho nessun problema.
e gli ho spiegato il mio modo di valutare, la mia metodologia era diversa, gliel'ho spiegato e loro non mi fanno nessun problema. Quindi ho utilizzato la metodologia attiva, abbiamo fatto un sacco quando di cose. Quando si è trasparenti, certo, quando si è trasparenti non ci sono problemi, questo l'ho riscontrato tante volte. All'inizio dell'anno scolastico, sì. No, allora, siccome sono io che ho scritto la provocazione. Ah, io non leggo la chat mentre io parlo, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Antonina, nel senso che è quello che faccio io sempre quando prendo una prima, però mi rendo conto che intanto c'è classe classe, tu lo sai bene, no? C'è l'anno che ci caspitano delle famiglie di un certo tipo, ma il mio problema non è tanto sulla critica al mio metodo. Perché se io sono convinta in tutta coscienza che il mio metodo funzioni, non mi interessa. So anche dimostrarlo, so anche farlo vedere. Il problema è che purtroppo spesso, ad esempio, si butta via il primo anno, e noi ne abbiamo solo tre, a destrutturare delle abitudini che sono devi prendere 10, ti devo aiutare a fare il compito perché se no la prof non ti dà il 10, vieni qua che ti provo la lezione, te la spiego io. Cioè, è questa la fatica, no? Non è tanto spiegare un metodo. Poi può capitare che ci sono delle famiglie in gamba che capiscono, allora io ho fatto dei trienni meravigliosi. Ma è difficile, anche quello che diceva prima Alberto, no? Su come impostare una verifica fatta insieme oppure dando del materiale. Purtroppo i ragazzini, io lo vedo perché quest'anno ho avuto una prima che mi ha fatto dannare, invece sono lì, cioè hanno impiegato un anno a capire che non è che tu freghi me se copi qui, copi là, cioè è una fatica immane, forse, certo, quando tu hai davanti un ragazzo di 17 anni, il dialogo è di tutto un altro tenore, cioè qui devi ancora spiegare loro che non devono imparare a memoria chi era Pipino il Breve, che non mi importa un fico secco, cerchiamo di capire. È veramente una grossa fatica, forse, io sono convinta, poi mi taccio, bisognerebbe cominciare dalla prima elementare, perché noi arriviamo con 5 anni di gabbia da aprire, più spesso le gabbie familiari da aprire. Quando finalmente ce la facciamo, sono arrivati in terza e noi dobbiamo ricominciare da capo. Quindi no, io sono d'accordo con te, era un po' una provocazione la mia, no? Però effettivamente è un ostacolo spesso tutto questo. Posso? Sì, grazie. Posso dire una cosa su questo? Io volevo solo Luisa. Posso, sì? Alberto? Come no? Sì, sì. Sono dalla scuola primaria, ok? Sì. E mi sono sentita un attimino chiamata in causa, però volevo dire questa cosa, è vero, è difficile, perché anche noi a volte abbiamo tante cose da tenere sott'occhio, sotto controllo, però io vedo adesso, io ho una quarta elementare, il piacere che i ragazzi hanno nell'apprendere quando non c'è questa... E spero che adesso che i voti che abbiano tolto la scuola elementare magari possono dare uno sprint in più a tutti noi docenti della primaria. Il piacere che i ragazzi hanno quando sono lì e vogliono lavorare sempre a coppie, insieme. Ho appena terminato un lavoro su un argomento mare dove loro poi hanno affrontato dentro diversi temi. Il piacere di copiarsi, di passarsi le informazioni, di spiegarli ai compagni. Io sono rimasta meravigliata della rielaborazione che hanno fatto loro, ciascuno che partiva da un punto diverso. Quindi se gli offriamo queste possibilità di ragionamento, di conversazione, di dialogo, di scambio di informazioni, anche alle scuole elementari, nonostante siano in quarta, ce la facciamo, si può fare, perché i ragazzi hanno sempre tanto da dire, qualsiasi età abbiano, basta che li sappiamo ascoltare o comunque coinvolgere. Io ho verificato questa cosa e oggi, per esempio, veramente sono un paio di giorni che continuo a essere meravigliata, non di quello che io ho fatto, ma di quello che loro sono riusciti a trasformare, che gli ho proposto. Spettacolari, nel senso che si guardano, espongono il loro progetto, si aggiornano, perché io ho detto aggiorniamoci come facciamo quando aggiorniamo la PlayStation.
ci vuole, siamo qui, ci ascoltiamo, facciamo un autoaggiornamento, sentiamo quello che ci dicono i compagni, quello che poi hanno capito, quello che sono riusciti a migliorarsi, e così possiamo andare avanti meglio. E la cosa strabiliante è che continuo a lavorare. Maestra, posso finirlo a casa? Maestra, posso farlo domani? Maestra, ma se ci troviamo per caso ancora, a te ti va bene lo stesso. Quindi sono promotori di se stessi alla fine, nonostante abbiano 9 anni. I miei, questi sono. Grazie. Allora, grazie anche per i vostri interventi. Vediamo due cose per dare qualche risposta, così sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di metodologie didattiche, quindi della libertà di insegnamento di un insegnante di trovare ciò che gli è più utile per portare avanti appunto questo discorso. Io intanto ho insegnato per 10 anni nelle scuole elementari, quindi vengo proprio da lì, insegno adesso le superiori, ho insegnato anche le scuole medie, insegno anche nei master universitari, quindi diciamo non ti manca niente. Ho proprio uno sguardo veramente completo. Solo Marte, solo insegnare, sì. Su Marte e poi sei completo, ok, sì, ci esatto. Arriverai, ci arriveremo. No, ma ho proprio una visione, ho insegnato nelle scuole private anche, quindi veramente in tanti contesti, nelle aziende. Dunque, e che cosa posso dire? Dico che se c'è da discutere, litigare, si litiga e si discute, qual è il problema? Si litiga e si discute anche con gli studenti, anche con le famiglie. Le famiglie devono stare al loro posto, è vero questo, certo. Noi se dobbiamo costruire un dialogo, siamo disponibili a spiegare, a raccontare, eccetera. Però la famiglia invasiva che pensa di sapere come si deve insegnare, no, mi dispiace, ma se io chiamo l'idraulico a casa mia non gli dico che cosa deve fare. Poi se il suo lavoro lo fa male, poi discutiamo se pagarlo o no, com'è la questione, cioè se il rubinetto perde, però voglio dire, noi svolgiamo una professione nei confronti della quale occorre rispetto. E io esigo rispetto come essere umano per quello che faccio e perché sono un professionista, penso di esserlo, quindi sono aperto a tutti, ascolto le opinioni di ciascuno, ma noi abbiamo avuto anche genitori che sono arrivati a scuola inferociti e io li ho affrontati in assemblea e gli ho dato una calmata, perché non è questo il modo di rapportarsi alla scuola. Quindi se c'è da discutere, litigare, si discute e si litiga. I principi della scuola sono dei principi intangibili, la cultura, l'insegnamento, la libertà di insegnamento, eccetera. Dopodiché chiaramente l'insegnante deve essere aperto, questo è chiaro, io non ho problemi con nessuno. All'inizio dell'anno scolastico io do alle mie classi sempre il mio cellulare e tutti i miei indirizzi possibili e immaginabili per i miei studenti e per le famiglie, e possono chiamarmi quando vogliono, e dico se non rispondo è perché sto facendo qualcosa, poi abbiate pazienza, poi chiamo io. Quindi questo dialogo io lo cerco ed esiste, ma deve essere sempre fondato sul rispetto, ovviamente. Ci sono tante cose che faccio in questo campo, ma bisognerebbe fare degli altri webinar, quindi magari li organizzeremo, vedremo. E c'era una domanda interessante di Paolo Torresan, che leggo qui, che dice che può esserci un problema che nel caso in cui la risposta personale sia condivisa in pubblico, cioè con i ragazzi. Allora, normalmente no, perché vedi, tutto questo sistema si basa su questo, sull'onestà, la chiarezza dei rapporti, però ci sono delle questioni che io pongo a loro e che richiedono delle risposte personali. Per esempio, vi faccio un esempio banale, un po' stupido, ma è un esempio concreto. Quando abbiamo affrontato il tema di Pirandello e quindi si parlava anche delle maschere, io ho proposto loro una specie di test, diciamo così, non so come chiamarlo, perché una specie di sondaggio, diciamo, risposta aperta, in cui io chiedevo a loro di scrivere però sul quaderno, perché volevo che restasse proprio nelle loro mani, in questo strumento di loro proprietà, che scrivessero loro che rapporto avevano loro con le maschere. Quindi nei confronti degli amici, della famiglia, eccetera.
Questa è una domanda importante perché è una domanda che aggancia quello che tu studi sul piano letterario, quindi concettuale, simbolico, così, a un'esperienza concreta. Però io ho chiesto, in quel caso, di scrivere sul quaderno se loro, di scrivere semplicemente pubblico o privato. Quindi se quello che loro scrivevano voleva che rimanesse pubblico, allora, cioè privato, allora io lo lasciavo ed era una discussione solo tra me e lo studente, altrimenti lo potevo utilizzare per affrontare il discorso tutti insieme. Quindi ecco, bisogna solo avere questa accortezza, chiaramente. Però agganciare anche sentimentalmente, psicologicamente, un lavoro oggettivo a un atteggiamento soggettivo è importante, perché fai la fusione tra, come dicevo, Zubel, appunto, cioè quell'apprendimento diventa significativo perché rimane dentro di te. È importante questo, e questo va fatto in tutti i campi possibili e immaginabili. Grazie Alberto. Anche se in alcune discipline può essere più complicato. Ero io che ti avevo fatto la domanda, grazie mille. Una cosa che volevo chiederti era questa cosa qui relativa, tu avevi accennato che non fai la media, no? Ma che discuti con gli insegnanti, con gli studenti. Nessuna media matematica, certo. Ma il problema non può essere questo, perché uno studente si aspetta che tu usi lo stesso metro, e quindi come fai a dimostrare che negozi allo stesso modo? Cioè magari uno ti dice, guarda, mi è mancata, che ne so, mia zia, e quindi ho ritardato, gli altri dicono no, ma guarda, cioè non puoi creare inimicizie su questa negoziazione tra di loro? No, non ci sono inimicizie e nessuno discute. Allora, facciamo così, che cosa succede quando si attribuiscono delle valutazioni in modo istituzionale all'interno di una classe? Che tutti i voti vengono confrontati. Mm-hmm. Perché vengono confrontati? Perché si pensa che esista un criterio oggettivo di valutazione. Ma io all'inizio dell'anno sempre spiego, e poi lo rispiego diverse volte perché è difficile da capire, e poi alla fine si arriva a capirlo, e quindi poi negli anni successivi andiamo avanti tranquillamente. Io spiego che non esiste un sistema di valutazione oggettivo, che la valutazione è soggettiva. Prima di tutto è soggettiva perché è soggettivo l'insegnante. L'insegnante può anche svegliarsi in malo modo e cannare le quote, e che ne so, quel giorno lì influisce su tutti, cioè non c'è da stupirsi, siamo esseri umani, quindi consideriamo questo e non macchine. Se voi volete una valutazione oggettiva, dovete fare due cose: dovete disiscrivervi dalla scuola e poi accendere un computer e iscrivervi a uno di quei corsi dove automaticamente vi danno tutte le valutazioni. Ora, siccome noi non siamo dei robot, ma siamo degli esseri umani, la valutazione non può essere articolata in questo modo. Prima questione. Seconda questione, è soggettiva anche per lo studente. Perché? Prima facevo l'esempio di quel collega che aveva, adesso non lo vedo, Marco, sì, la libreria dietro, no? Ma io posso dare, facciamo questo esempio, proprio che io è un esempio che porto in classe, no? Marco è appassionato di romanzi, legge un sacco, come succede qualche volta, no? Trova subito, perfetto. Svolge una specie di compito, non so, una verifica così, con gli stessi identici risultati di un altro ragazzo invece, no? Quindi si tratta, non so, di spiegare un testo, e lui lo spiega il testo, cosa succede, eccetera, eccetera. E l'altro ragazzo svolge esattamente la stessa verifica con gli stessi risultati, proprio uguali, diciamo uguali, no? Senza essersi copiati, ma uguali. Io a Marco gli dico, caro Marco, studi DOS, perché cioè da te, cioè che tu mi abbia spiegato il testo, voglio dire, è come, non so, per mia sorella farsi due volte Gamino, cioè, non ho capito. Da te voglio qualche cosa di più, perché tu sei in grado di prendere questo testo e scrivere anche qualche considerazione, forse rispetto ad altre cose che abbiamo letto. Perché non l'hai fatto? Ci sono due casi, o tre, diciamo, perché non ci ha pensato, ma è strano.
perché ha avuto qualche difficoltà, quindi ha svolto in fretta questo compito e normalmente dice, sì, mi scusi, ha ragione, però c'ho l'interrogazione qua, la cosa è là, e c'è, dico, vabbè Marco, non importa, lo so, non c'è nessun problema, avrai il tuo bel voto ugualmente, perché no? No. E, oppure l'altro caso è che non aveva voglia, si è messo lì, eccetera, no, questo no, perché se tira a campare non va bene. Anche se però durante l'anno ci sta che Marco tira a campare, ma perché non deve tirare a campare qualche volta? Cioè è sottoposto a stress di tutti i tipi, quindi vedete che già i ragionamenti non possono, come fai ad avere una valutazione oggettiva? Devi considerare tutte queste cose. Prendiamo l'altro ragazzo invece, l'altro ragazzo che non ha mai letto niente in vita sua. Si è trovato, ci ha messo 3 giorni per fare un compito che Marco ha fatto in 2 ore. Scusate, io a questo ragazzo do il massimo dei voti. Se posso dare un voto 10, darò 10, a Marco darò un 8, un 9, non lo so, ma non 10, perché non è la sua altezza quello che ha fatto. E io voglio poter discutere di queste cose con i miei studenti. E questo fa senso, cioè non nel senso orrifico, ma senso nel senso del significato. Crea significato su quello che noi facciamo e crea affidamento. I miei studenti si affidano e quindi per me è una responsabilità ancora maggiore, ovviamente, perché ci devo pensare tante volte. E questo comporta il fatto che se io ho dei dubbi, perché è un ragazzo nuovo che non conosco, non riesco a capire bene quello che sta facendo e le sue cose, eccetera, sentite, io alzo il telefono e parlo con sua madre, con suo padre, dico, guarda, sta succedendo questo, io non capisco bene, mi racconta un po' la storia di suo figlio, da dove arriva, cosa ha studiato, cosa ha fatto, eccetera, facciamo 2 chiacchiere. Ma se io penso che la valutazione sia oggettiva, tutti seduti in classe, ragazzi, verifica, vediamo i risultati, griglia di apprendere, cioè, ma che modo è? Ma che modo è di costruire una relazione? Ma non esiste. Io la penso così, non è che vi dico che dovete pensarla come me, chiaramente, no? Condivido tutto. Però sono profondamente convinto di tutto ciò che vi ho detto. Bene, ti lasciamo andare, è tardi. Sì, non so se, sì, non so se organizzo altri webinar sulla valutazione, così, perché mi piace anche variare. Mi piace tenere questi webinar, mi piace moltissimo, però è anche faticoso perché vanno preparati. Naturalmente, poi bisogna trovare il tempo, eccetera, eccetera. E allora quello che mi piace fare è variare un po' i temi. Quindi magari sulla valutazione ne riparlerò fra 2 anni, dopo averne fatti altri 10-15 webinar su altri argomenti, ecco, vediamo. Ci parlerai qualche volta dei compiti a casa? La questione compiti a casa. Io so che a te non piace e non è nella tua vision, ovviamente, come neanche nella mia. Sì, ma chiedo quanto possa entrare questo discorso in quel processo di apprendimento. Ma il tema è quali compiti, come, ecco, perché. Ecco, esatto. Cioè, è questo il punto. Quali, come, perché. Ma un tema molto più interessante è perché i quaderni. Perché dei quaderni piccoli, perché i quaderni, come, perché ragazzi di 20 anni vanno all'esame di maturità con 3 quaderni pinzati insieme. Per quale motivo? Perché io tratto i miei studenti come dei bambini di scuola elementare, con i loro quadernini. Perché? Questo è interessante. E che cosa c'entra il quaderno con la didattica a distanza? Come? Quaderno su carta e poi didattica a distanza? Certo, sì, assolutamente. È stupendo, il quaderno è importantissimo. Comunque, proprio con la didattica a distanza. Magari un bel webinar su questo tema potrebbe essere anche interessante. Non lo so, magari sì, però sarebbe bellissimo. Voi potete leggere il mio libro, e-learning, sull'e-learning, no? Scaricare Canto Beduino e poi leggere il mio libro, vi rimetto le informazioni nella chat. Poi se trovate qualche... volevo indirizzarlo a tutti. Eccolo qua. Intanto c'era Simone che mi salutava. Ciao Simone. E quindi
faccio un po' di promozione personale, potete acquistare questo libro sull'e-learning e lì trovate un sacco di temi, poi mi scrivete, ah mi interessa questo, mi interessa quell'altro, per dire. Va bene, se non ci sono altre questioni, cosa facciamo? Si può anche andare a cena, che dica? Di questioni ce ne sarebbe un miliardo, però giusto adesso andarci. Maria Vittoria, sei soddisfatto o rimborsato? Molto, sì, davvero. Se poi ci lasci anche questo silenzio, vedi, è significativo perché ci lasci... È un silenzio rimuginante. Bellissimo, no? Perché pensiamo a tutte le, posso dirlo, mi è concesso, tutte le cazzate che ci hanno detto fino ad oggi sulla valutazione, tutti gli errori che abbiamo commesso. Ma sì. E quindi uno, insomma, rivede proprio come avevi scritto, no? Adesso rivoluzioneremo una serie di cose, insomma, che poi tutto... Magari qualcosa uno già la sta facendo, già l'ha fatta, perché poi insomma, un po' di buonsenso, diciamo, per fortuna ce l'abbiamo. Però purtroppo, come dici tu, siamo cristallizzati, restiamo comunque ancorati a una serie di schemi. Va bene così, invece bene... Sì, bisogna tornare a un concetto filosofico di scuola, che è quello socratico, che è quello... Bellissimo. Che è quello degli antichi filosofi, sì, in cui la scuola è scolè, è tempo libero, cioè tempo, nell'antica Grecia i bambini venivano sottratti al lavoro e a una vita dura grazie alla scuola, e la scuola era un momento di svago dai problemi della vita, no? e di apprendimento, di cultura, eccetera, cioè proprio il piacere. Assolutamente. No? Il piacere di stare a scuola proprio. Di essere discepoli, proprio di seguire, di dire quello che hai detto tu, di affidarsi, di fidarsi, che è la cosa più bella. Esatto. Sì. Infatti, i miei ragazzi sono felicissimi di venire a scuola, non hanno nessun'ansia, niente, sono tranquilli, felici, vero, cioè, è incredibile. Soprattutto quelli di prima. Vabbè. Va bene, vi saluto. Va bene, signori. Grazie. Bene. Grazie ciao, tanto. Ok. Grazie. Allora, ciao grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.